Ciao a tutti amici miei del channel, bentornati su Bannerlord. Nello scorso episodio siamo tornati dal nord con un sacco di bottino, prigionieri, oggetti saccheggiati. Abbiamo messo da parte quasi 15.000 monete, abbiamo comprato una carovana. L'abbiamo fatta gestire da un tizio che il commercio non ci capisce un corno. Stiamo parlando del nostro Jem Defalcon, che dovrà imparare a commerciare nel tempo. E al momento ci frutta circa 250 monete al giorno. Non è quello che ci serve per pagare l'esercito, ma un terzo dell'esercito adesso viene pagato dalla carovana. L'esercito è gigantesco, eh? Stiamo parlando di 105 uomini guidati dal nobilissimo Jafar. Ora, Jafar ha incrociato nello scorso episodio la carovana di Kara. Il problema è che l'avevamo incastrata qui sopra ad Orisia e alla fine l'abbiamo persa. Ora io voglio provare a intercettarla di nuovo, bloccarla tra le montagne e vedere se riusciamo, un po' come un cane pastore, no? A metterla in una situazione di trappola. Ad esempio, qui si sta spostando su una spiaggia. Noi dobbiamo sempre cercare di intercettarla in modo da portarla sempre più a sud. E ad un certo punto, aspettate, ci sto provando. Ad un certo punto dovremmo essere in grado di bloccarli. E li blocchiamo, e li blocchiamo. 50 uomini, se non ricordo male, ci sono una trentina di cavalieri. I'm interested in training. What kind of products do you have? No, hand over your goods or die. Sure. So, be it attack. Praticamente gli Strugian dicono col cavolo, e noi diciamo, ok, non volete darci i vostri beni, vi attacchiamo e saccheggiamo. Questa è la terza carovana Strugian che tentiamo di sacche che tentiamo, che saccheggiamo. La cavalleria adesso Jaffaroide è diventata qualcosa di molto grosso Cavalry! e daremo il movement follow me, Follow mentre sugli altri fammi vedere, gli altri li mettiamo arcieri qui, fanteria un filo dietro e noi ci spostiamo sul lato. Purtroppo ho venduto un'ottima arma che avevo vinto in un'arena facendo come sempre uno dei miei errori. La dovremmo ricomprare, per adesso combattiamo soltanto con la spada bastarda che siamo craftati, che non è male comunque. E penso che dovremmo fare un assalto frontale perché quei 31 archi fanno pietà. La cavalleria è l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura, ma in tutta Infantry, onestà, forward! Archer, move! riusciamo a gestirli. Facciamo una manovra di questo tipo e chiediamo alla fanteria di spostarsi sul lato e li attacchiamo dal lato. Se la loro cavalleria lato destro ci carica, abbiamo la forza per contrattaccare. Se non ci carica, abbiamo abbastanza forza per caricare noi e devastarli. Quindi le loro merci sono già nostre, il problema è quanti uomini perdiamo noi. Questa serie sta diventando sempre più bella, ragazzi. E poi, vabbè, ragazzi, ma vedere la cavalleria di Jaffar qui sulla collina. Pensate che questo era uno scappato di casa che era stato schiavizzato da un gruppo di briganti. Guardatelo adesso. Ok. Inizia la carica dell'infantry. I nostri archi da dietro sparano. Infatti qualcuno lo ammazzano pure. Noi ci portiamo alle spalle del nemico con 4, 8 cavalli, compreso il mio. E qui ne abbiamo 9. Sì, facciamo da sorpresona. Gli archi possono mettersi qui al lato. Vedete che le mie reclute stanno tutte morendo perché la cavalleria nemica. Scusate, gli arcieri nemici stanno crivellando di colpi. Adesso che c'è lo scontro, noi carichiamo dal lato, facendo un flanking. Però dai, se lo lisci così, cazzo. Ok, un cavallo l'abbiamo tirato giù.
Un cavallo che è tirato giù. Ok. E ormai dovremmo averli messi in rotta. Oh, non ho preso un colpo, eh. Parte il cavallo. Dove sono? Ecco, vedo dei cavalli, il resto è in fuga. Il resto è tutto in fuga. Oh, finalmente un colpo l'abbiamo dato a un cavaliere. Se soltanto avessi un'arma più lunga. Sono scappati. Perché vedo questi due cavalli qui sottoterra? Li hanno già sepolti. Non lo so. Caravanguard. Dovrebbe essercene ancora una da qualche parte. Comunque ci hanno fatto danno, perché ci hanno tirato giù almeno un quinto delle forze. Spero che molti siano soltanto feriti, perché se sono morti, reintegrarli un po' mi dà fastidio. Ma tanto abbiamo perso soprattutto reclute, se non ho visto male. Eccolo. È andata. 16 feriti, 12 morti. Ok, poteva andare peggio. Abbiamo guadagnato 8 renown con questa carovana e 23 prigionieri, alcuni sono davvero formidabili, anche cavalleria. E che cosa portiamo a casa? Armature 2 molto buone e poi roba di valore discreto. Ora andiamo a vedere le armature, sono curioso. 448, questa è ovviamente meglio, quella che abbiamo. È un 20-00. Sì, meglio di 13.55 però. Questa addirittura meglio. Ok, facciamo così. Sulle armi. Questa è una couchable? No, non è couchable. Però quasi quasi questa la piglio io. Scusate, visto che... Una lancia one-handed, two-handed, e questa è soltanto two-handed, ok. Questa la tengo io, il resto si vedrà. Done. Ok, perfetto. Andiamo ad Ortisia a leccarci le ferite e continuiamo a marciare verso nord, perché attaccheremo gli Sturgeon a questo punto a casa loro. E vediamo quello che riusciamo a fare in questo senso. Andiamo a reclutare delle truppe. Perfetto. Tavern District, 3.400 per i prigionieri. Ve lo dicevo, ragazzi, che era tanta roba. Vendiamo gli oggetti. Le armi queste le posso veramente craftare, però. Cioè, craftare, vendere. Ok. Vediamo un attimo sui valori, la birra si vende, l'hardwood si tiene, la mucca si vende, il cuoio si vende, il velvet si vende, le pellicce si vendono, lino anche. Abbiamo silver ore che invece possiamo tenere ancora per un po'. Ok, abbiamo 11.800 soldini, il che mi fa pensare che io forse potrei ritornare velocissimo in una città, Azerai, e comprare un negozio se posso. Però prima ci facciamo come sempre la nostra piccola arena. Oh merda. Buono. Molto, 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 ma molto buono. Sì, potrebbe essere una buona idea, ragazzi. Ok, skip, 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 join. Ok, tutti contro tutti, in cui noi siamo spade e... Ma vaffa al bagno, però. Spade e cavalli. Ok, fatemi prendere il cavallo. Sali. Ah, va fan bagno, me l'hanno fatto fuori. Volevo farla io la kill. Join, adesso spades e giavellino.
Sì, levati dalle palle, porca miseria. Dai. Ok, fantastico. Che giavellinata nella schiena. Io con i giavellotti faccio schifo, per fortuna che non è toccato a me. Adesso noi contro la guard che è senza elmo. Quindi se gli diamo una spallata in faccia così è fottuto. Tipo questa. E tipo questa. Top! Allora, abbiamo vinto ragazzi un Iron Spada, che non è niente di eccezionale, però Rinon e una bella armetta che magari possiamo assegnare a qualcuno dei nostri uomini, visto che comunque hanno delle armi che fanno pietà. Andiamo a vedere, è un 547, ovviamente fa molto più danno della nostra, pesa meno, è più veloce, ha più taglio, ha più thrust, è semplicemente un po' più corta. Probabilmente è meglio della nostra. Scendiamo. Ma prima andiamo a Garuntor, che se vi ricordate bene produce muli a cavalli. E poi andiamo a Lise. Ah, qui sono rimasti 4 dei poveri mercanti. Probabilmente mi odiano, vabbè. By products, vediamo un po'. 4 muli. Il resto mi sembra troppo costoso. Vediamo se Lisia ha prodotto un po' di sale. Anche questo si può comprare a buon prezzo e poi vendere nelle città. 21 è un prezzo davvero ottimo. Perfetto. Leave. Ci sono anche missioni, ma noi per adesso lasciamo perdere. Andiamo a Kuyaz. A vedere se riusciamo a comprare un negozio. Le reclute del Zeraimi diventano Mameluk e Tribesmen. E questi mi diventano tutti cavallini. Queste guardie mi si potenziano. I Battanian diventano Woodrunner. Gli Azrael Infantry li potenziamo. I Woodrunner diventano Skirmisher. Le reclute imperiali diventano archi. Tutte. Ok. Abbiamo pagato 850, però abbiamo dato un bel livello di skill al nostro esercito, che adesso conta 99 uomini. E quando torneremo a nord, secondo me... Io non voglio dire nulla. Non voglio dire nulla. Ma qui ci sono altre due carovane che sono molto tasty. Sono molto molto tasty. Soltanto 82 ding. A volte la carovana fa bene, a volte fa male. È un casino. Se riesco a piazzarli qui dentro, se riesco a fregarli... No, non riesco. Secondo me questi a Kuyaz ci seminano. Andiamo a Kuyaz, poi ne parleremo. Andiamo a Kuyaz. Allora, artigiano, facciamo una quick talk con questo. No, potremmo fare una carovana con lui. Fatemi fare un walk around the town center. Allora. Qui, se vado a parlare con un negoziante... In teoria. E Gondara mi segue. La mia guardia del corpo, fantastico. Se vado a parlare con un negozio... Ma... Ma qui non c'è un cacchio, devo andare da questa parte. Se vado a parlare con un negoziante, in teoria potrei comprare... Ah, ecco, infatti. Potrei comprare qualche attività. Adesso non ricordo esattamente che cosa si produce in questa città. Però... adesso andiamo a vedere. Oh, raga, cioè, mi fa fare un giro un po' strano. Mi devo fidare. Boh. Ho capito che magari prenderla d'assedio questa sarebbe abbastanza difficile, ma io volevo entrare semplicemente. Vabbè, toc toc. Veramente. Ok, fatemi uscire. Fatemi parlare con Sam the Brewer. Talk. È nel centro, quindi dovremmo... Ok. Ah, perfetto. E adesso che siamo nel centro, vedete, possiamo lasciarlo qui. Oh, molto bene. Adesso il centro della città mi piace già di più. E vedete che ci sono delle attività. Qui c'è un'attività, in particolare mi sembra che sia olio.
poi ce n'è un'altra che sembra identica. Andiamo a vedere se qui dentro c'è qualcuno che... Tuck the Stallion, per esempio. Non si apre la porta. Ah, magari aspettate, magari l'attività è qui. No, prenderà pugni la porta e non la farà aprire, d'accordo. Andiamo allora a cercare qualche altro negozio. Che dite? Qui ad esempio c'è una tannery, dove c'è dentro Monkey Lighta. Vediamo se questi mi dicono qualcosa di interessante. Allora, niente da fare. Gang Leader Bodyguard e Gang Leader Bodyguard. Ok, anche in questo caso c'è una gang leader, ma non riusciamo a comprare niente in questa tannery. Andiamo a vedere l'Olive Press. Anzi, no, scusate, la brewery è più vicina e c'è Summer the Brewer, però da quanto ho capito Summer the Brewer non mi vende il negozio. Però se parlo a quest'altro... Merchant Notary. Ok. Nulla. Dannazione. Eccoci arrivati all'Olive Press, il frantoio. Anche qui dentro c'è qualcuno, ma se non ricordo male, Jaffarit has been a while, non mi vende nulla. Forse semplicemente non posso ancora comprare nessun negozio da queste parti. Andiamo a vedere il backstreet come ultima chance e poi ce ne andiamo di qui. No, ragazzi, nulla da fare. Le ho cercate un po' tutte, ma come potete vedere non riesco a trovare nessuno che mi dà la possibilità di comprare un negozio. Adesso andiamo in taverna per vedere se possiamo. Qui c'è Najun, il nostro fratellino. Vediamo un po' se ci risponde a qualche domanda. No, il nostro fratellino non ci risponde. Abbiamo un paio di persone più il tavern keeper. Niente da fare. Usciamo di qui perché tanto se non si può comprare niente, pazienza. Andiamo a vedere sul commercio se possiamo disfarci di qualcosa. Il sale sicuramente. E andiamo a disfarci anche di questi due oggetti. Le armi avevano detto che le tenevamo. Sui cavalli li teniamo. E direi che per il resto qui va bene. Non abbiamo molto altro da fare. Una cosa che adesso tentiamo nuovamente di fare è l'attacco di questa carovana, che trovo estremamente difficile. Comunque, abbiamo una perk che mi ho dimenticato di fare, Roguery, ma non ci siamo ancora come esperienza, purtroppo. Trade invece sì. Sul trade posso prendere Caravan Master, Party can carry 30% more weight, oppure Market Dealer, your shop have 20% less a keep, market have... Va bene, questo è sicuramente meglio. Praticamente, come Market Dealer, adesso i nostri negozi hanno meno mantenimento. Piccolo problema, non ho ancora alcun negozio a disposizione. Stewardship, mi servirà un livello per farlo. Altre persone con skill, purtroppo no. E allora facciamo done. E adesso, pian pianino, cerchiamo di avvicinarci a questa carovana perduta nel deserto. Ma loro dovrebbero saperlo che se vanno a commerciare nel deserto c'è il Jaffar che li purga. È un Jaffarotto molto aggressivo, signori. Velocità 4,9, velocità questi 5,4. Mi fregano. A meno che io non li porti direttamente in bocca. No, ma qua è un casino. Qua è un casino. Li posso spingere verso le montagne, ma... Dovrei incassare qui dentro, se si può, se si potesse, se si potesse. Ok, stop, stop, stop. Vediamo se come un buon pastore li butto in trappola. Vai, fai una retro, bravo, 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 vai in retromarcia, vai in retromarcia, vai in retromarcia. E però adesso intercetta, cazzo.
No, scappano. In che stiamo letto scemo? Oh, beh, signori, questa è una signora trappola, eh. Questa è una signora trappolona. Questa è una signora trappolona. Yes, sir. Li abbiamo fregati. Le ultime parole famose. Magari no, però. Io sento i miei sensi di ragno dicono che. I miei sensi di ragno dicono che sono fottuti. Poi abbiamo anche questi due balordi che rompono le palle. Sturgeon Caravan Master, ti attacchiamo. Ti attacchiamo, vediamo che uomini ha. Non abbiamo moltissime reclute, ma abbiamo un numero impressionante di uomini. Non abbiamo soltanto reclute, però, in realtà. Allora, la cavalleria mi segue, siamo in 10 adesso. 11 con la cavalleria, gli arcieri a cavallo. Molto veloce. Portiamo qua gli arcieri. Tanto in avanti. Ok. Allora, iniziano ad attaccarmi questi fetidi. Perfetto. Allora, qui portiamo la cavalleria e gli archi e pian piano ci avviciniamo, la fanteria caricherà e poi con la cavalleria li attacchiamo dal lato e da dietro e cerchiamo di romperli. La strategia ormai è abbastanza definita. Al numero di archi siamo messi bene. Stand Li mettiamo upon! lows, nel senso che si mettono larghi e da qui tirano. Se questi si girano e iniziano a caricare, li carichiamo con la fanteria. Infantry! Sono pronto. Charge! Ok, la fanteria deve iniziare a correre. I Horseman, cavalli pure. attack! Perché adesso la loro cavalleria attacca. Qui la vedo bruttissima. Quando succedono queste cose, di solito mi tirano giù con una patata. Ok, dovrebbero iniziare a correre. Fantastico. Guardate in alto a destra, ah, scusate, in alto a sinistra quanto è verde. Li stiamo massacrando. Peccato non sia caucio per questa lancia. Ah, ma perché non è una lancia, signori? È una mannaia. Vabbè, ma allora siamo al top. Ma allora siamo al top. Se è questo genere di arma, io sono molto, molto, molto felice. Devo soltanto prenderci la mano e vabbè. 4 feriti e 7 morti e ci siamo portati a casa un'altra botta di prigionieri, carovanieri e tantissima roba. Vedete, in questo caso il loot non è, cioè il loot non è quello che fa la differenza, onestamente. Tuttavia, i prigionieri ci danno delle botte di 3-4 mila e qui ci facciamo un'altra carovana. Nostra. Comunque, go to the taverna 2200. Così. Trade. Un altro 2000.
qui 3000. Perfetto. Allora, no, scusate, ho fatto un misclick, volevo cliccare nuovamente su il Recruit Troops per portarmi a casa un po' di Recruit Azerai per reintegrare. E andiamo alla taverna per vedere chi c'è. Beltrud Wronged, fammi vedere un attimo su i clan Mostiros e Beltrud. Allora, Mostiros è un combattente throwing, atletica e roguery, non mi dispiace. Beltrud è una riding, throwing, polearm, one-handed. Andiamo via a questo punto da Kujaz e ritorniamo a cavalcare verso Sanala, perché voglio trovare in qualche taverna qualcuno di molto bravo con il commercio per assegnargli una nuova carovana. Abbiamo 15.000 soldini, adesso possiamo tirar sulla seconda. Che è tanta roba, perché poi veramente con due carovane forse riesco a mantenermi l'esercito, almeno se una poi è gestita come Dio comanda. Per adesso comunque 391 al giorno non è tantissimo, dai, direi che ci può stare. Vediamo se a Sanala troviamo qualcuno in taverna che ci dà una mano. Medicina, atletica, throwing, one-handed. Questo quasi quasi me lo recluto semplicemente per tenerlo come medico. Quanto vuole? 500. Benvenuto a bordo, caro mio. Tu, Tahia the Scholar, sei il nostro surgeon. Questo ci aiuterà a curarci più rapidamente. Tahia, in generale, comunque, è anche bravo nel combattere e nel throwing, quindi magari gli assegneremo qualche arma a distanza quando ce l'avremo. Beltrud non è assolutamente in grado di commerciare. Potremmo fare un combattimento. Che cosa c'è? Un melee. Proviamo a fare un combattimento, ragazzi, come sempre. Una bella amazzona. Ho sbagliato, non voglio guardare. Sì, voglio fare skip. E adesso tocca a noi. E sempre non va bene. Questa la perdiamo perché il nostro compagno è più rapido e va in 1 contro 2. Per fortuna che gli era lungo, ma... E mi dispiace di questo bug, però il compagno lo dovrei poter controllare, se no vaffanculo, no? Lasciamo perdere. Ah, lasciamo perdere. Leave, e non voglio neanche guardare che cosa potrei comprare. Andiamo verso Kasira. Andiamo verso Kasira con i nostri 14.000 per vedere dove possiamo piazzare la prossima carovana e soprattutto quale sarà il nostro companion che andremo a reclutare per la carovana. Che questa è la cosa più importante. Dai che ci siamo quasi, è notte. Ok, andiamo alla taverna. C'è soltanto un tizio che però è bravo con lo scouting, però è uno sturgeon. Quindi non penso che ci parlerà. Vediamo. Accetterebbe? Osher the Fish adesso fa parte del nostro gruppo, ma veramente? Perfetto. Nel senso, relation 0, vabbè, ma ce l'abbiamo con tutti, 0 relation. Anche con nostro fratello. Quindi Osho the Fish è un bravo mercante. Parliamo allora a questo Tanner, un altro mercante, e ci dice se ci dai 10.500 la facciamo la carovana. Osho the Fish la va a guidare. E ragazzi, abbiamo appena formato la seconda carovana guidata da un mercante, e quindi penso di poterne tenere fino a 3. E mi piacerebbe continuare a reinvestire il denaro sporco dei nostri, della nostra pirateria in carovane, e poi tentare di conquistare un regno a questo punto. Per i fatti nostri, facciamo un wait here some time adesso prima di salutarci, perché voglio andare nello smithy e fare un po' di smelting.
c'è un po' di smelting, vuol dire che praticamente adesso io dovrei, esatto, daily gold meno 87, riusciamo a pagarci l'esercito, posso aspettare, facciamo passare un giorno o qualcosa del genere e poi continuiamo a fare smithing. Dobbiamo continuare a fare lo smelting qui e il refining. Guardate, questa volta, ragazzi, costi quel che costi, voglio veramente craftarmi un'arma fatta bene. Quindi facciamo smelt su tutto e poi craft su tutto, anche se c'è da far passare 2 settimane. Non mi interessa. Adesso meno 500, ok. A volte guadagniamo bene, a volte facciamo veramente schifo. Fa un po' fortuna, però si fa il possibile. Allora, smelt. L'iron spatta la teniamo. Refine, allora, l'acciaio non ce l'abbiamo. Non possiamo produrlo nemmeno. Non abbiamo ancora, diciamo, la tecnologia. Vediamo che cosa possiamo forgiare come two-hand polearm. Qui ci abbiamo una falce. Questa roba per cui serve l'acciaio. Per la falce non serve l'acciaio. Facciamo una falce lunghissima. Vediamo se possiamo aggiungere delle cosucce. Un piccolo pomello va bene. Che cosa dà questo? Ah, qui sotto. Boh, un po' di manovrabilità forse. Ok, non possiamo ancora farla, ma adesso io faccio passare praticamente un giorno intero e poi inizio a craftarmi la falce della muerte di Jafar. Spero però di non perdere 700 lucati perché ne abbiamo soltanto 2004. Restop. Adesso dovrei essere in grado di farla. Ritorniamo sulla falce, lunghissima, col pomello e anche lunga qui. Forgiamola. Così così, done. E abbiamo questa falce. Poi andiamo a vedere un attimo le two-handed swords. Se c'è qualcosa di nuovo in termini di lame. Purtroppo no, sì, qui ce n'è una ma è acciaio. Questa è l'unica che possiamo fare. Ottima questa Elsa. E poi che cosa abbiamo qui? No, l'acciaio non si può. Teniamo il grip di livello 3, va bene. Questo mi piace tantissimo come... Beh, no, in realtà fa schifo, però... Una gigantesca mela, tipo. Facciamo il più lunga possibile, forgiamo. 2 volte. Semplicemente per fare esperienza. E adesso dovremmo essere a 0. Esatto, lo sapevo. Andiamo a vedere nel commercio quanto ci pagherebbe. Allora, la falce è uno schifo atomico. Ma le crafted two-hand swords, 1500 e 1100, ragazzi, queste ripagano lo sforzo. Io adesso rivendo 2007 e ho i soldi per fare ancora un wait some more time e continuare a craftare queste armi. Vediamo quanto guadagniamo oggi, meno 370, ci sta. Smithy. Sulle one-handed sword siamo sempre comunque sulle stesse lame, vedo. Quindi siamo gli stessi materiali, sì, assolutamente. E se andassi su una pike? Non abbiamo niente di speciale, vero? Secondo me una roba del genere non vale un cazzo. Andiamo a vedere, ma non penso che valga qualcosa, ragazzi. 53. Coltelli da lancio. Lasciamo perdere. Un'ascia a 2 mani. Non abbiamo purtroppo. Queste fanno veramente schifo. Una mazza a 2 mani. Non possiamo fare neanche il maglio, guardate un po'.
Allora, ragazzi, sono le spade. Sulle spade andiamo benissimo. Andiamo sulle one-handed swords. Questa è veramente una bellissima lama. Eastern Black Sword Blade. Mi garba assai. Mi garba tantissimo. Ma parecchio proprio. Guardate che figata. No, scusate. Cioè, è troppo bella da vedere. Siamo un macete. No, così mi fa schifo. Ragazzi, abbiamo craftati tre. E abbiamo guadagnato un Rake Head. Fa vedere adesso. Ok, ci può stare. Allora, Weapon Tier 4, Weapon Tier 3. Fanno questi non sono meglio. Ah, è meglio quello che hanno i nostri, ok, d'accordo. Coleg. Ok, Coleg potrebbe andare bene con una delle nostre. Tired Scholar ha una Rusting Iron Sword. E il taglio è migliore, cioè taglia meglio la nostra. Assegniamogli la nostra. E ti diamo. No, non sa cavalcare il tipo, ok. Ok, torniamo sulle armi. A questo punto queste le vendiamo. Portiamo a casa un po' di soldi. E adesso abbiamo 5.900 ducati. Un esercito pieno, due carovane che più o meno ce lo mantengono, si torna a nord a fare l'impresa. Amici e amiche, io vi do appuntamento, la prossima sarà davvero un episodio importante. Non dimenticate di mettere un like e ci vediamo molto presto.